Ciao ragazzi, bentornati al canale. Guardate un po' dove sono, penso che dall'intro l'abbiate capito. E come in tutto questo viaggio in Italia, i video saranno solo con gli amici di una volta. Qui non si scherza più ragazzi, perché qua non sono in Slovacchia, in mezzo alle mie Skoda del 1995 con 850.000 km, ma sono di nuovo in Italia, nel mio regno, in mezzo alle auto che hanno rappresentato un po' tutti gli ultimi 15 anni della mia vita. Siamo a Verona, anzi precisamente a Villa Franca, alla British Motors, ex concessionaria Jaguar e ora centro autorizzato di service sia Jaguar che Bentley che Rolls-Royce, con una serie di macchine anche in vendita, anche nascoste, che sono veramente delle gemme da puro collezionismo estremo. Insieme a loro registreremo più video oggi in questa giornata che sarà molto densa, tutti video veramente su auto che difficilmente su YouTube vedrete. E per partire non potevo non scegliere un argomento diverso, un puro numero 675, 675, che per Bentley e Rolls-Royce ha rappresentato una cosa molto importante nel corso della storia, ed è proprio questo motore. Una cilindrata famosissima per tutti voi e noi appassionati di auto, e andremo a scoprirlo nella tecnica direttamente con chi su queste auto ci lavora dalla mattina alla sera da molti anni. Sarà così vero che è tutto nato come 675, o sarà anche che in passato non era tutto un 675 per questi due fantastici brand? Ed eccoci qua in British Motors finalmente con il titolare Gianluca, l'ex titolare, direttore della barca, della nave, il grande Beppe e il grandissimo meccanico Ludovico, che adesso ci andranno a spiegare questo fantastico numero. Ragazzi, io non sono molto esperto in Bentley e Rolls e sicuramente neanche voi, e non fate gli esperti anche quando non lo siete. Abbiamo sempre sentito questo numero 675, gli inglesi lo chiamano 6 e 3 quarti, ma è davvero iniziato tutto da quel numero o siamo arrivati con un percorso storico a questo numero fantastico? Lascio la parola agli esperti ragazzi, perché io di sta roba qua, dai, io conosco solo 675. Allora, intanto il 675 nasce 6230 e nasce fine degli anni 50, quando la casa, volendo dismettere il vecchio 6 cilindri che era presente nel Silver Cloud, vuole entrare alla grande nel mondo americano, quindi prendono spunto da motori americani e iniziano a progettare questo in casa loro, quindi non è un motore che l'hanno fatto gli altri, un vuoto tutto in alluminio con l'ebro a can centrale e le candele, diciamo, in una posizione molto ribassata vicino agli scarichi, e inizia come 6230, che lo vediamo qua sia in una Cloud 2, una S2 scusate, che in una S3. Qui vediamo il motore 6230 di quando è nato. Questo qui poi avrà diverse evoluzioni, sia in potenza che cilindrata, che poi negli ultimi anni un sviluppo enorme per quanto riguarda l'inquinamento, fino a terminare con la vecchia la nuova Mulsanne dell'altro anno, che hanno spento il motore dopo più di 60 anni di vita. Il motore negli ultimi anni è stato potenziato, è stato rivisto specialmente nell'inquinamento e nelle emissioni dalla Volkswagen per poter essere presente all'interno della Mulsanne. Questo motore non c'è più da ormai credo 2 anni, quindi siamo 2021-2019. Qui vedete il motore di una vettura Bentley 6230 uguale, con i carburatori più piccolini, perché era nato con questi tipi di carburatori, due carburatori piccoli. Questa è una primissima generazione del 61, poi nel 65 fa un primo balzo, diciamo, cambiando le compressioni delle teste, cambiando le candele, diventa sempre 6230 e va dentro nella Silver Shadow. La Silver Shadow rimane 6230 fino al 68 circa, intorno mi sembra 8000 macchine più o meno,
e poi passa il famoso 6750. Quindi dal 68 al 69 abbiamo 6750, che nelle varie evoluzioni Shadow 1, Shadow 2, Spirit, Spur, poi tutta la gamma Bentley, Mulsa, Turbo R, rimarrà sempre 6750 fino, come parlavamo prima, alla fine con l'arrivo di BMW. Con l'arrivo di BMW, poi la BMW, quando fa il loro motore, che partiva come base diciamo dalla 750, lo portano anche loro a cilindrate di 6750 per far ricordare diciamo la vecchia cilindrata delle vecchie generazioni. E qui vediamo su una vettura Silver Dawn del 51 il vecchio motore 6 cilindri che ha anticipato quel motore lì. Questo motore 6 cilindri era iniziato 4200, poi 4500, poi 4750, poi da qua, quando hanno smesso questo nel 59, ha iniziato il motore 6230 che abbiamo visto poco fa. Qui lo vediamo in una evoluzione diciamo media, gli anni 90, quando prese poi l'iniezione completamente moderna, l'intercooler, aria condizionata, qua lo vedete abbastanza ricco, per essere ricchissimo di componentistica con gli ultimi anni quando è arrivata la Mulsanne. Questo è il famoso 675. Questo 675 di un Azur, del Bentley Azur, ragazzi, guardate che macchina. Questa è una macchina da sogno, Ucciderei qualcuno per questa macchina, io credo. Mamma mia, questa scappottata sulla costa azzurra ad accalappiare patata, ragazzi, con questa qua. Guardate che interno, guardate che interno. Mamma mia, che roba! Guardate che legni. Andiamo a vedere un altro motore. La macchina da uccidere qualcuno, questa qua, davvero, per averla. Andiamo a vedere. Io farei follie. Un altro motore che è rarissimo, così almeno gli amici possono vedere. Questo motore, questa è una rarissima Phantom 4, ne hanno fatte solo 19 esemplari. Qui è uno, diciamo che è l'unica che c'è in Italia, e in Europa ce ne sono due, le altre sono in tutte in mano a Re o a Regnanti. Questo è un 8 cilindri in linea che era presente solamente nella Phantom 4, quindi primi anni 50, questa macchina è stata fatta per un re, diciamo, del Medio Oriente. Mamma mia, quant'è lunga questa macchina? È più di 6 metri, guarda dentro come è costruita. 6 metri? Quindi dentro è tutto il telaio di legno. È tutta in fase di restauro, sì, questa? Tutto in legno? Molto lungo, sì, tutto legno. Anche i pavimenti? Tutto in pavimento in legno, però ha il telaio, diciamo, il telaio di ferro, è il traliccio portante sotto. Poi il legno è rivestito tutto in pelle di alluminio, quindi la macchina è in alluminio, dove rivestono tutto un grande telaio di legno. Ecco, ma pensate, pavimento e qui stiamo ricomponendo tutto perché la macchina è stata trovata in condizioni abbastanza disperate. Guardate che macchina, ragazzi, questo che modello è esattamente? È di Rolls? Phantom 4, come quella che ha la regina di che Elisabetta anno? Del 51, come quella che ha la regina Elisabetta Bordeaux, che avete visto anche durante gli ultimi matrimoni dei nipoti, la tirano fuori ogni tanto, insomma ce n'ha un paio anche la regina. Poi ne ha avute Franco in Spagna, insomma sono state tutte vendute a re o a capi di stato, mai nessuno è dato in mano a un imprenditore o a un ricco collezionista. Ragazzi, questa qua a Nasello non gliela vendono, mamma mia che macchina, che bestia. Guardate, no, vi devo far vedere una cosa. Oh, the Spirit of Ecstasy. Adesso qui vi faccio vedere un altro motore, così almeno gli amici, qui vedi una Rolls degli anni 50-60, senza diciamo la scocca staccata che è là, vedete com'è sotto diciamo il telaio portante anche di quella macchina lì che noi abbiamo visto prima, che ha tutta l'ossatura in legno. Non bisogna spaventarsi che sia fragile, perché sotto ha un grandissimo telaio molto compatto e importante.
Qui invece abbiamo una vettura degli anni 30 che è rarissima, è qui da noi in manutenzione dall'Inghilterra, ne abbiamo due attualmente. Cioè dall'Inghilterra ti hanno mandato una macchina in manutenzione? Sì, ma le mandano tutta Europa, perché sono rimasto diciamo da solo, perché non c'è più nessuno ormai in Europa che fa le vecchie Rolls, le vecchie Bentley. Attualmente se uno parla di una Seraf, di un Arnage che è degli anni 2000, i concessionari attuali la credono una macchina d'epoca, quindi le macchine vecchie non le faceva più nessuno. E noi siamo rimasti a farle da tanti anni e ancora adesso diciamo vengono, mandano le macchine con le bisarche, stanno qua 2-3 mesi, poi tornano indietro con la bisarca. E questa hai detto di che anno è? Esatto? Questa è del 34. Del 34. E Nagami Nati come carrozzeria. Mamma mia. E qui vedi la meccanica com'è. Questo motore invece che cos'è? È un 6? È più un 7000. Diciamo 7000? Sì, un po' più di 7000. È un 6 cilindri, chiaramente tutto molto meccanico, perché tutto si deve muovere meccanicamente, con le astine, c'è chi controlla l'anticipo, la fase, i movimenti dello spinterogeno, c'è tutto controllato ancora manualmente, però una meccanica di grande pregio, fatta, chi ama la meccanica qui ama, vede veramente dei componenti. Aspetta, che per chi ama la meccanica glielo facciamo vedere da vicino questo motore. Ecco, vedono magari le elettroventole, perché le abbiamo dovuto mettere per dare una mano a raffreddare, un paio di cose moderne, però il resto è tutto, tutto originale, tutto di quegli anni là. Ecco, qualcosina di moderno c'è, perché la macchina qui non lo vedi, ma anche all'interno un servosterzo elettrico per dare una mano, perché il signore a una certa età qui non riesce. Questa macchina è comunque marciante, marciantissima, perché puoi andare dove vuoi, giri la chiave, vai in moto immediatamente. Incredibile. Cioè, la devi tenere. Ragazzi, ve la faccio vedere un attimino meglio anche nell'interno. Portiere che si aprono all'incontrario, mi sono incastrato, classico stile Rolls Royce. Guardate qua, coachwork by John Garney Nutting. Incredibile. Vedi? Ah, lui il supporto del navigatore, quindi vuol dire che viaggia in lungo. Viaggia con questa macchina. Viaggia, dici? Con il navigatore dentro, quindi è un cliente che la usa anche per lunghi percorsi, cioè non per giretti piccoli. Incredibile, guardate che macchina. Una macchina usabile nel 2021 degli anni 30. Restaurata questa qua in uno stato come nuova veramente, ma adesso un po' impolverata. Cioè, ma guardate anche i legni di questa macchina, questi legni, è legno massello, madonna signore, ma guardate che legno, non ci metto le mani sopra, non mi permetterai mai, ma guardate. Ma qui c'è il baule dietro, dove hai tutto il materiale di scorta, anche se ti dovesse succedere qualcosa, oppure le tue valigie, le tue cose, la ruota di scorta, e la macchina diciamo è viaggiabile, chiaramente non puoi andare via ai ritmi di adesso, però viaggiare con ritmi di allora, 80, 100 all'ora, 110, insomma, i tuoi bei giretti, fermarti spesso per mangiare, bere, farla un po' riposare, però puoi fare la strada che vuoi. Ci sono delle persone che fanno la famosa Parigi-Pechino con macchine di questi anni e fanno delle traversate incredibili, lunghissime, senza problemi. Non hanno problemi di affidabilità nel moderno. Bravo. Queste. L'importante è che sia ben a posto, ben curata, ben manutentata e che venga, e che abbia fatto quegli upgrade. Bravo. Che fanno anche alle Jaguar, alle per Jaguar, rendere le Jaguar epoca più affidabili. Più affidabili, e poi che venga usata spesso, in modo che sia qualche piccolo problemino viene risolto, quindi non lasciare la macchina lì ferma degli anni, poi tirarla fuori e pretendere di fare la Parigi-Pechino, cioè usacchiala ogni tanto, da tenerla sempre movimentata, se c'è una piccola cosa la risolvi e poi puoi permetterti di fare il grande balzo, cioè non lasciarla lì nel garage, tirarla fuori e poi fare il grande balzo o l'evento, cioè tenerla mossa, movimentata, se succede qualcosa la sistemi e poi fai un grande viaggio. Chiaramente adesso una mano in mano. Questo è incredibile, è un drop head anche questo qua. Bravo, puoi aprirlo. Nel senso, qui puoi, cabrio, puoi sganciare, sì, i due ganci, lo copri così e poi questo qua butti giù, vedi, questo qua lo butti giù così e ti fai in maniera che si rovesci completamente fino qua. Domanda dei curiosoni che sicuramente costa una cifra, è meglio che non quanto parliamo. Può valere una macchina meglio, del genere? Meglio non dirlo, no, vale parecchi zeri. Parecchi zeri, perché eh? Poi questa la vedete anche sui libri di storia, insomma, se uno sfoglia un po' i libri di storia della Rolls Royce la trova, quindi è una macchina molto importante. Mamma mia. Ragazzi, c'ho parecchi zeri dietro di me, parecchi, però non la tocco, parecchi, non la tocco, parecchi, non la tocco, perché con tutti questi zeri, ragazzi, hai voglia quante Skoda a 25 euro devo lavare? Ne avresti. Ragazzi, ho quante Taycan devo lucidare. Guardate che bella questa E-Type.
Questa è sicuramente un seconda serie, British Racing Green, cos'è, un 4-2 spero? Bravo, 4-2, sì, seconda bellissima serie, qua problemi di freni come solito. Qui invece, e questa Alfa, questa Alfa? È una bellissima Sprint perché è del 57. Giulietta Sprint del 57. È una macchina che quando sarà finita sarà molto bella e anche potrebbe partecipare alla 1000 miglia perché è un'annata ancora buona per 1000 miglia. Qui invece, questo è un progetto artigianale. Bravo, qui è una macchina che hanno fatto un po' i canadesi, un po' gli inglesi, è una Panther che sarebbe nata con un 6 cilindri, poi in Inghilterra invece gli ha infilato dentro un V12, poi siccome in Inghilterra c'è freddo si sono accorti che quando viene a vivere in Italia riscalda, allora adesso stiamo lavorando su farla raffreddare un po' meglio. Questo è un V12 Jaguar ed è, a vederlo, cioè 6.000, sì, esatto, 6.000 del fine serie. 6.000 fine serie che proviene... Ma più che altro sai perché l'ho riconosciuto? Perché mi sembra più ordinato, il 5.3 è più disordinato. Sì, hanno cominciato a mettere le robe un po' più a posto. Sì, l'ho visto ieri il 5.3 sull'IJS, che l'ho provata anche, questo è molto più ordinato, sì, sì, no. Guardatevi il video sull'IJS ragazzi, vedrete, a parte che anche i coperchi sì, sono diversi, scritta, la placchetta sopra insomma, e l'hanno infilato dentro, ha creato un grande progetto, adesso dobbiamo risolvere solo il problema del riscaldamento del motore che è un po' eccessivo, poi insomma se la potrà godere l'anno prossimo sulle strade qua italiane. Questa è di un italiano? Questa è di un altro inglese. Di un altro inglese, infatti sì. Vedo la targa inglese. Che l'ha presa un po' in America per fare dei lavori e poi ci ha lavorato su col motore che l'ha cambiato da 6 a 12, adesso stiamo ultimando noi le ultime cose. E che dire ragazzi, da me e Beppe penso che per oggi bastare. Avete visto un bel po' di cosine? E io sto godendo ragazzi, io quando vedo queste cose mi si rizza il cannello come si suol dire. Ringraziamo il grandissimo Beppe che è veramente un grande, un'istituzione Rolls, Bentley, Jaguar in tutta Italia. Lo trovate ovviamente, ormai non ti trovano più, te sei andato in pensione. Mi devono cercare col lanternino. Con lanternino, comunque dai bazzichi ancora in British Motors. Comunque ragazzi che macchine, poi se ne trovo ancora qualcuna qua dentro perché so che ce ne sono tante, io Beppe lo prendo ancora oggi e ve ne faccio vedere altre. Per ora ragazzi iscrivetevi al canale, mettete like, ma soprattutto per queste macchine ragazzi, ma dove le vedete queste macchine qua? Dai, fate i seri e ci vediamo al prossimo video, statemi bene, ciao bagai.